Oggi scopriamo i segreti di un dolce tanto semplice quanto buono, la torta margherita. Incominciamo? Incomincio montando le uova con lo zucchero. Velocità media. Metto il sale, scorza di limone, faccio girare al massimo della velocità e dopo 8 minuti di lavorazione verso un tuorlo per volta. Quando si aggiungono i tuorli a una massa montata, la massa si ricompatta, le bolle d'aria che sono grosse diventano piccole e molto più uniformi, regalandoci una struttura così. Unisco il lievito in polvere alla farina. Aggiungo la fecola, setaccio le polveri due volte. Ora rallento la macchina in prima velocità e aggiungo le polveri. Aumento la velocità per uniformare la massa. Rallento, spengo la macchina. La massa deve essere molto consistente. Prendo una marisa, inserisco il burro, facciamo un'emulsione per uniformare la massa, ora la verso nella bacinella della planetaria, la mescolo sempre dal basso verso l'alto, prendo una tortiera, possibilmente teflonata, imburrata, infarinata e verso l'impasto. Ecco la mia margherita, un sogno di torta. Quando faccio questa torta mi ricordo una parte del mio passato, dove con poco eravamo felici. Provate queste esperienze e non abbandonerete mai la semplicità. Guardate che torta, che profumo. Questo dolce, se volete fare un'esperienza un po' diversa, un taglio a metà, un po' di crema pasticcera con una grattugiata di un limone fresco e mangiate una squisitezza. Provare per credere. Alla prossima ricetta.